Ciao a tutti, state guardando Fuori dal Coro? È veramente una situazione, tutta Italia, Foggia, Torino, Genova, Milano, tutta l'Italia è paese. Situazione criminalità, spaccio, delinquenza, insostenibile. E io concordo con quelli che dicono basta parole, mi dicono Robby, basta parole, sono d'accordo. Che la Presidente Meloni tiri fuori gli attributi, se li ha, e che metta l'esercito per liberare l'Italia dalla criminalità. Chi è concorde, pollicione, condivisione, perché secondo me è ora di far capire al governo che siamo concordi, tutti concordi, a parte qualche falso buonista che conosciamo bene, quei falsi buonisti che predicano bene, ma intanto non sono i primi a non fare nulla e a lamentarsi magari nel loro salotto in pantofole. È arrivato veramente il momento di mettere l'esercito e liberare per sempre, per una volta per tutte, l'Italia da questo schifo di criminalità che è una cosa indegna. Spacciatori, violentatori, stupratori, sfruttatori di prostituzione. Cioè, c'era uno schifo in tutta Italia, uno schifo. E succedono anche in altre parti del mondo, però dal momento che noi abbiamo una scelta, siamo ancora nella fase di possibile ritorno, quindi non siamo ancora, non abbiamo superato la linea del non ritorno. E sarebbe giusto che il governo di centrodestra, visto che è 6 mesi che chiacchiera, dimostri che basta, dimostri che è arrivato il momento di dire basta. Chi è d'accordo? Siete d'accordo che forse l'unico modo di dire basta? E mettiamo l'esercito che pagato invece che usarlo per pensare a delle guerre contro popoli tipo la Russia e via dicendo, usare l'esercito in Italia, perché siamo in mezzo a una guerra vera e propria, tra cittadini onesti di tutte le nazionalità e criminali. È arrivato veramente il momento stiamo diventando il quarto mondo, non il terzo, il quarto mondo, uno schifo, baraccopoli, gente sfruttata, spacciatori ovunque, quartieri interi distrutti dove non puoi neanche entrare. Criminali che si beffano la polizia e le forze dell'ordine, che vengono arrestati, il giorno dopo sono fuori, cioè uno schifo, uno schifo. Droga ovunque, spaccio ovunque, e sporci. Cioè, io vorrei farvi notare una cosa: occupano le case e buttano la spazzatura giù dalle finestre. Questo fa capire che gente è. Non è possibile, non è possibile, perché puoi occupare una casa, ma tieni dietro alla bene. E vivi non vivere nella merda, perché se vivi nella merda di totale dimostri di non essere idoneo a vivere in Italia. È vergognoso, amici, vergognoso. E io lo dico, qua lo dico e non lo nego, cioè è necessario un intervento dell'esercito. Ma l'esercito armato per le strade, che li prenda uno a uno, li mette chi in galera, chi nei loro paesi, chi dietro le sbarre, se italiani, perché c'è di tutto lì in mezzo, c'è di tutto. Anche chi sfrutta queste cose va messo in galera, tutti. E in modo serio, in modo serio. Cioè l'esercito in modo serio, perché è una cosa devastante. Veramente basta, Antonella, veramente basta, uno schifo più totale. E i falsi buonisti fanno finta di nulla. L'algoritmo che ha dei falsi buonisti dietro sta facendo finta di nulla. Mi sta bloccando il video perché dico la verità. Dico che per questa criminalità è necessario un intervento dell'esercito. L'esercito serve anche per far rispettare. Credo che cambi, Anna dice, credo che cambi qualcosa. Voleva fare una domanda a me, presumo. Credi che cambi qualcosa? La nostra povera Italia, dice Emanuela. Amici, veramente servono 1 milione di soldati, che in Italia, 500.000 quelli che servono, che in Italia prendono uno a uno e li buttino dietro le sbarre o fuori dal nostro paese o, se sei italiani, criminali, dietro le sbarre. Perché è veramente arrivato il momento di andare giù pesante. Sta facendo fuori dal coro, vedendo uno schifo che mi immaginavo, ma non a questi livelli. È veramente una cosa indegna, indegna. E lo sanno, e chi ci governa, chi ci ha governato, lo sa. Chi fa entrare senza controllo lo sa, è una cosa schifosa, è una cosa vergognosa. Tanti sono anche sfruttati della criminalità, tanti sono sfruttati. Cioè, ogni città, io sarei d'accordo. Chi è d'accordo? Chi sarebbe d'accordo? Cioè, io sarei d'accordo a girare per strada e vedere i soldati col fucile in mano, col mitra in mano, per
tutelare il territorio. Sarei d'accordo. E i miei figli direi: quelli sono soldati, sono bravi ragazzi, sono soldati italiani, sono qua per difenderci. Sono qua per difenderci. Io sarei d'accordo. O preferite, oppure i falsi buonisti preferiscono prostituzione, droga, spaccio e criminali per strada invece che il nostro esercito. Vorrei saperlo dai falsi buonisti, dai qua 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 buonisti sul divano. Vorrei capirlo. Meglio l'esercito per strada italiano che difende il territorio, o meglio i criminali che violentano le nostre donne e drogano i nostri figli? Cosa preferite? Ditelo. Vorrei capirlo. E anche l'algoritmo, chi è dietro l'algoritmo preferisce la droga forse? Perché se mi bannate il video vuol dire che preferite la droga, lo spaccio e la prostituzione. Cari algoritmi. Cari algoritmi. Cioè i buonisti hanno veramente rotto fuori dall'Italia i buonisti. Volete il vostro, volete fare una terra schifosa, andate da un'altra parte. L'Italia deve essere presa in mano dalla gente normale, e non mi interessano sesso, religione, colore della pelle, no, gente normale, cazzo, normale, bianchi, neri, gialli, verdi, blu, non mi interessa, ma gente normale, gente che trova sbagliato occupare le case, spacciare e sfruttare la prostituzione, violentare le donne e uccidere, accoltellare la gente per strada. Gente che trova sbagliato questo, che non trova normale queste cose. E veramente serve l'esercito, fuori gli attributi. Meloni, siamo con lei se mette l'esercito. Che uno l'abbia votato o no, siamo con lei. Perché solo un delinquente può non essere d'accordo. Un delinquente potrebbe dire: io non sono d'accordo a mettere l'esercito, perché sono un falso buonista delinquente che speculo su queste schifezze. Chi è d'accordo condivida, chi è d'accordo metta in un commento. Facciamo capire alla Meloni che siamo d'accordo. A prescindere che io la Meloni non l'ho votata e penso che non la voterò. Ma a prescindere è cambiato il governo, che dimostri che è diverso dagli altri, se no qua 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 anche l'attuale governo. Quindi Meloni, metta l'esercito e l'algoritmo, algoritmo, chi è dietro l'algoritmo, che si vergogni, perché sto dicendo che è indecente vedere una criminalità del genere. L'algoritmo però è per la criminalità. Complimenti algoritmo, siete dei fenomeni, complimenti. Che vergogna. Hanno distrutto l'Italia, cazzo, hanno distrutto il nostro paese. E c'è chi non vuol sentire, e siete una cosa assurda, amici, una cosa assurda. Bloccano il video, è ovvio, bloccano il video perché non si può dire mettiamo l'esercito per difendere le nostre famiglie, il territorio, la legalità, perché l'algoritmo evidentemente non è con la legalità. Il dubbio è lecito. Ciao a tutti, ciao, ciao a tutti.